Va bene, ma vediamo la notizia balenga finale. Sì. Molto importante, che riguarda Belen. Sì. La nostra bella Belanda. Sì. Che meno male che esiste. Meno male io che guarda, esiste. La ringrazio sempre tutte le volte che fa una cosa. Donna io, bellissima. Veramente, sì, no, ma a parte quello, ci sono 4-5 persone sì, però, che mi aiutano a tirare avanti in questo mestiere. Ne a parte. Belen, sì. La Hunziker quando fa i figli. Sì. Trump, sì. Kim Jong-un, Salvini, sì. Razzi, Berlu. Sì. Se non ci fossero loro io sarei perduta. Perduta, sì, sì. Comunque, la bella Belona, sì. questa a Pasqua ha postato una sua foto su Instagram, una sua classica foto nuda. Sai, però quella come nuda? Sai che lei se non è patanuta, non è per... No. È un po' perduta. Ci sono più foto di Belen nuda che di funghi sulla sila. Ma la novità, guarda quel signore quanto pelo che ha. Sì, Luciana, la barba, sì, ha la barba. No, la barba e tanti capelli. Sì, sì, sì. Quanta roba. Sì. Vuole andare anche lei a comandare il mondo? Perché con quel look lì, secondo me... Un po' cugino di campagna. Moltissimo cugino di campagna. Un po', un po'. Quanto pelo, così i maschi, sì, sì. Questi sono maschi, ma non come te, la barba, fighetta. Ma come, ma ho la barba, cosa vuoi? Ma è la barba bianca, ma perché lui è giovane. Un topo di quelli da laboratorio, guarda lui, che gorilla nella nebbia, quando che mai? Roba che è. Ma non è un complimento gorilla nella nebbia, scusi, lei pensa... No, invece per noi sì. Ma per noi ma quando lo dice lì la Matilde Jolly va bene, quando lo dico io no. È diverso. Allora, andiamo avanti. Allora... Cosa stavo dicendo? Niente. Ah no, stavo dicendo, sì, infatti niente. Stavo dicendo che ha postato una sua foto su Instagram. Belen. Belen. Sì. Molto particolare questa volta. E che cos'è la particolarità? È la didascalia c'è che ha messo di Pasqua, sotto. No. Mandiamo subito la foto. No, non credo che si possa, se come dici tu. Beh, sì, si può. Ma no, non è la, nuda. La didascalia dice... Ma non è nuda. Quanto sei bella Italia. Sì, che è quello che pensano tutti che quelli pensano che... tutti, cioè tu vedi foto. Questa foto qua e dici... Minchia che bella l'Italia, veramente. Ma veramente. Perché tu ti fermi all'apparenza, come ti ho detto prima. Lei invece, vedi, tu non capisci. Tu ti fermi alle prime cose, alla prima cosa che vedi. Lei invece va oltre. Fabio. Lei guarda oltre dalla finestra. Il suo col sguardo... cuore in mano, dimmi sinceramente. Sì. Tu guardi il paesaggio che c'è lì, a parte che non è neanche tu. Cioè tu guardi quel, dimmelo, guapo. Guardi il paesaggio. Il Fai, secondo te, potrebbe usare una foto così per farsi pubblicità? Però se la usasse avrebbe molti più iscritti di quanti già ne ha, sì. Chiediamo al pubblico in sala, sì. Al signore adesso, Barbuto. Vi piace il paesaggio? Questa è la domanda. Qual è la prima cosa che vede, sì, che salta all'occhio? Gesti, però, No? Cioè, cosa pensi? Oh, guarda, i boschi della Veneria! Sì, sì. Cosa guardi? Le colline del Chianti, che meraviglia, le Alpi di Siusi, che pensi al sederissimo della Belenissima, al sedere prepotente della Belen. Magari invece la gente, chissà dove l'ha scattata, chissà dov'è questa sì, giardina. No, ma cosa, ma lei poteva, guarda, sullo sfondo poteva anche esserci Singapore, sì. Guarda, i bassi di Parigi, il Cretto di Burri, non sì. Gliene frega niente a nessuno, tra l'altro con lei qua in primo piano poteva anche fare una stessa foto con un, non so, un cavalcavia dell'autostrada, un sì, cancello sì, sì. Dell'Ilva di Taranto, vabbè. Sarebbe stata... Il concetto è molto chiaro. Andere... Comunque invece lei dice che bella quanto sei, quanto bella, sei Italia. Bella Italia. Infatti è l'Italia la protagonista e quel capezzolo lì in primo sì. Piano in realtà è un raro arbusto toscano. Sì, sì, sì. E quello dietro. Invidia, invidia. E quella dietro... Un po' in penombra, che cos'è secondo te? La pianura Padula. La pianura, non è tanto pianura a dire la verità. Comunque complimenti perché col calo di temperatura che c'è stato in questi giorni sì. Io mi fossi messa così a parte l'immagine agghiacciante sì. Mi sarebbe venuta una laringite che avrei la voce della De Filippi. Tra l'altro notasi il pratino come ben tagliato. Perché secondo me il giardiniere è andato avanti e indietro 7000 volte. Quanto sei bella Italia! No, pensa se prende piede una moda così, se prende piede una moda così, immagina di Montecitorio, la foto del palazzo di Montecitorio e dietro Mattarella nudo di profilo. Sarebbe bellissimo. Vabbè, scherza, allora, scherza, adesso, scherza, sì.
Belen, sai che noi scherziamo, ti vogliamo bene. Tanto. E ti diamo tanti altri consigli. Le prossime foto vogliamo vederle. Allora, lei nuda sul cofano della macchina. Sì. E sotto la didascalia andiamo a farci un giro. Sì. Lei nuda in un vagone della metropolitana che balla la lap dance e dice, sì, quando arriviamo? Sì. Ultima foto che tutti speriamo, Belen nuda al ristorante in, sì, mezzo alla frutta con scritto l'importanza dei meloni. Luciana Littizzetto! A che tempo che...